Benvenuti su Meteograd, le previsioni meteo sempre con te. Iscriviti al canale e lascia un mi piace. Grazie. Sintesi preliminare. Forte maltempo al nord-ovest e sulla Sardegna con precipitazioni abbondanti e temporali, tali da alimentare criticità legate al rischio idrogeologico. Altrove nubi sparse e piovaschi. Il maltempo tenderà poi ad attenuarsi da domenica con ingresso di schiarite. Scopriamo assieme maggiori dettagli. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per sabato 26 ottobre 2024. Una vasta goccia fredda tra Francia e Penisola Iberica tenderà a ricongiungersi al flusso perturbato oceanico che assumerà configurazione meridiana, scorrendo sul bordo orientale di un campo anticiclonico di derivazione azzoriana ben saldo in Atlantico. Tale struttura barica sarà accompagnata da condizioni di diffuso maltempo su tutto il comparto centro-occidentale europeo, dove le temperature tenderanno a calare sensibilmente, causa ingresso di aria fredda artica. Maltempo anche in area mediterranea con particolare attenzione alla penisola italiana, esposta al flusso mite ascendente prefrontale. Previsioni meteo in area italiana per sabato 26 ottobre 2024. Nord, severo maltempo in area occidentale con piogge diffuse e temporali. Prestare attenzione, tra Piemonte e Liguria la fenomenologia sarà abbondante e tale da alimentare allerte legate al rischio idrogeologico. Precipitazioni più sparse e meno probabili procedendo verso est. Centro, marcatamente instabile lungo la fascia tirrenica con precipitazioni sparse e qualche temporale. La fenomenologia sarà più probabile in area toscana, risultando intensa tra Lunigiana e Garfagnana, dove vige un'allerta per rischio idrogeologico. Generalmente asciutto in area adriatica con spazio anche per delle timide schiarite lungo le coste. Sud e isole. Forte maltempo sulla Sardegna con temporali che interesseranno l'intera isola nel corso della giornata, risultando a tratti di forte intensità con annessi rischi idrogeologici. Altrove nuvolosità irregolare in un contesto generalmente asciutto con al più sporadici isolati piovaschi in area basso-tirrenica. Possibili timide schiarite sul comparto basso-adriatico e ionico. Temperature massime in aumento soprattutto lungo il versante adriatico e dal centro-sud. Minime nel complesso stazionarie. Valori al di sopra delle medie del periodo a causa di un flusso mite di derivazione sciroccale. Ventilazione moderata da scirocco con rinforzi in mare aperto, lungo le coste e sulle isole. Colpi di vento nel corso dei temporali. Mari mossi, con moto ondoso in aumento nella seconda parte della giornata, specie in area tirrenica. Acqua alta nella laguna Veneta causa pressione sciroccale lungo l'Adriatico. Tendenza meteo in area italo-mediterranea fino a lunedì 28 ottobre 2024. La saccatura artico-marittima in azione sul comparto occidentale europeo tenderà definitivamente ad isolarsi come goccia fredda sulla penisola iberica, alimentando ancora instabilità sulla nostra penisola, in fase di progressiva attenuazione. Infatti nella giornata di domenica ritroveremo ancora forti e diffuse precipitazioni al nord-ovest e sulla Sardegna, che tenderanno nel corso della giornata a lambire le coste tirreniche, entrando in serata sulla Toscana interna. Altrove nubi sparse in un contesto asciutto. La fenomenologia tenderà poi lunedì ad isolarsi in gran parte al nord-ovest e da tratti sulla Sardegna, attenuandosi gradualmente nel corso della giornata. Altrove asciutto con tendenza ad ampie schiarite dalla sera. Temperature in lieve aumento e ventilazione sciroccale. Grazie a tutti della vostra attenzione. Iscriviti ed attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti meteo.